Oggi presentiamo l'intensa attività del 2020 qui nel territorio di Grottamare. Sì, è un matrimonio vero e proprio quello che è stato allestito tra l'Unione Sportiva Agli Marche ed il Comune di Grottamare. Abbiamo trovato tanta collaborazione a partire dal 2019 dall'assessorato allo sport e alla salute e abbiamo allestito nel corso del 2019, lo rifaremo anche nel corso dell'anno 2020, tante iniziative. In particolare vogliamo attirare l'attenzione sui corsi di attività motoria per la terza età all'interno del progetto Sport Senza Età realizzato in collaborazione anche con l'Asur Marche. Abbiamo più di 70 persone iscritte ad una iniziativa che ha coinvolto anche il Circolo Anziani Ischia Primo di Grottamare. Oltre a questa iniziativa attiriamo l'attenzione su altri progetti che realizziamo nel territorio del comune di Grottamare e che realizzeremo anche nei prossimi mesi. Il corso di yoga che abbiamo proposto nel 2019 che sarà ripetuto ha avuto un successo incredibile anche perché è la prima volta che l'Unione Sportiva Agli Marche propone questa iniziativa a Grottamare. È stato un boom quello estivo che ha coinvolto tanti turisti e poi si è ripetuto anche nel periodo autunnale e ora invernale. L'iniziativa andrà avanti anzi fino quasi all'inizio dell'estate per poi ripetersi sempre con un luogo di svolgimento diverso anche per la prossima estate. Tutto questo grazie alla collaborazione, dicevo, dell'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto degli operatori dell'Unione Sportiva Agli che si sono messi a disposizione ed hanno proposto attività qualificate che hanno coinvolto più di 200 persone. Ecco, la presenza della mia personale, perché è un piacere ritornare qui a Grottamare, ma soprattutto sono qui come rappresentanza della Presidenza nazionale, perché siamo fortemente attenzionati alle problematiche che in questa regione US Agli noi portiamo avanti con molta veramente intelligenza, dico, da parte di tutta l'Unione Sportiva, guidata da Giulio Lucidi. Credo che Giulio abbia inteso già da anni sull'importanza, è uno dei maggiori che a livello nazionale ha portato avanti questa linea su sport e salute. Non sto qui, sono anche medico, ma non sto qui a parlare dell'importanza scientifica. È ormai tutti quelli che praticano sport a livello amatoriale, alla fine di ogni momento di attività rispondono sempre: mi sento meglio psichicamente e anche sul piano fisico. L'Unione Sportiva Agli, sia nazionale e in questa regione soprattutto, sta sviluppando i temi più importanti che riguardano le donne con i corsi di autodifesa, riguarda gli anziani con la ginnastica adattata a questa fascia di età, riguardano i giovani e poi c'è l'attività che qui oramai è diventato un punto di interesse nazionale, ma non tanto della nostra associazione, ma di tutto il mondo sportivo, le camminate portate avanti da Giulio con la sua Unione Sportiva Agli regionale e provinciale sono un po' il fiore all'occhiello nostro, ma è anche il fiore all'occhiello di questa progettualità nazionale che va sullo sport inteso come benessere psichico-fisico. Oggi è una giornata importante perché appunto la collaborazione che c'è tra l'amministrazione di Grottamare e l'Agli ha come un unico obiettivo promuovere sport e salute con un occhio di riguardo alle donne. Ci sono due corsi che in collaborazione con le attività servizi sociali del Comune di Grottamare abbiamo appunto istituito uno dal titolo Equilibrio e Movimento per la Salute, che si tiene presso il centro Ischia, centro sociale Ischia, e addirittura sono tanti gli iscritti, siamo stati costretti a fare due turni. E l'altro, che è consolidato negli anni, la camminata in acqua,
che anche lì appunto prevede la partecipazione prevalentemente femminile. Con l'ACLI è nata anche per un corso del quale appunto abbiamo avuto tanta partecipazione, e anche perché probabilmente all'inizio è un corso aperto a tutti gratuitamente, grazie a un progetto di prevenzione del tumore al seno, appunto con particolare riferimento alle donne, del quale ringrazio Eugenia Brega, che attualmente è stato talmente diciamo partecipato che l'amministrazione ha dato seguito. Il corso qui a Grottamare è iniziato quest'estate con un afflusso veramente sorprendente di uomini e donne che si sono via via sempre più appassionati. Vorrei ricordare che in Italia circa 3 milioni di persone stanno praticando lo yoga, che una volta era un'attività di nicchia, adesso invece sta avendo un'espansione a livello veramente esponenziale, e questo la dice lunga sui benefici che apporta lo yoga. Io uso una tecnica mista che utilizza sia metodologie legate proprio all'origine dello yoga, ma anche tecniche più olistiche, più legate alla nostra cultura, perché è giusto che lo yoga si adatti alle persone e non il contrario. Quindi non è uno yoga da contorsionismo, è uno yoga di ascolto, di osservazione, di respiro, di meditazione, ma anche di movimento, ovviamente. Io ho moltissimi riscontri da parte degli allievi e delle allieve, in particolare dei benefici che questo yoga ha portato alla loro vita, non solo al fisico ma anche a livello mentale. Persone con la depressione che combattevano con le crisi di panico, che mi hanno dimostrato, mi hanno testimoniato che stanno molto meglio, che la notte dormono meglio. Quindi veramente mi sorprendo anch'io, perché conosco i benefici dello yoga perché lo pratico da tantissimi anni, però ecco, vedere l'effetto nelle persone, anche di chi viene una sola volta a settimana, è davvero qualcosa di sorprendente. Quindi sono molto felice, è una grande gioia per me condividere questa passione per lo yoga. Assessore, oggi è una giornata importante, abbiamo presentato il ricco calendario di eventi organizzati dall'Unione Sportiva ACLI, un occhio di riguardo per le donne, ma sono abbracciate tutte le fasce della popolazione. Sì, questo calendario ricco di eventi è un orgoglio che ci riempie già dallo scorso anno che stiamo lavorando appunto su questi temi, e in modo particolare puntiamo oltre alla salute anche sulla socializzazione. Il riscoprirsi e lo stare insieme sta diventando sempre di più un elemento fondamentale, e su cui stiamo lavorando molto anche insieme con l'assessore Alessandra Biocca. La cosa che mi preme maggiormente con questo calendario ricco di eventi, appunto, come dicevo, che proseguono quelli dello scorso anno, è quello sul corso dell'autodifesa. Sono da anni che stiamo cercando di inserirlo appunto all'interno delle nostre manifestazioni, e è un traguardo molto importante. Tra le tante attività dell'Unione Sportiva ACLI qui a Grottamare c'è l'importantissimo corso di autodifesa gratuito per donne, e lei avrà una valenza particolare perché si occuperà della parte psicologica. È un corso molto interessante proprio perché riesce ad integrare all'interno di questa, diciamo, formazione per le donne anche questo aspetto legato alla formazione psicologica. Per quale motivo? Perché è importante spiegare alle donne che prima di arrivare a subire un'azione fisica, spesso si parte da una violenza psicologica, quindi spiegheremo tutte le varie forme di violenza subdola, psicologica che le donne possono, di cui le donne possono essere vittime, per imparare a riconoscere quali possono essere i primi segnali rispetto appunto ad una ad un rapporto che può essere sia relazionale, proprio legato alle mura domestiche, che extra, quindi lavorativo, eccetera, e quindi riconoscere tutte le varie forme di violenza. Poi parleremo anche proprio di tutti gli aspetti legati a come gestire la violenza fisica, a chi contattare, come proteggersi, qual è l'iter che deve proprio effettuare una donna nel momento in cui si trova, ecco, a vivere una situazione di questo tipo. Armando De Vincentis, il CONI sempre al fianco delle iniziative dell'Unione Sportiva ACLI, che hanno una duplice valenza, fisica ma soprattutto sociale. Sì, il CONI ma anche il paese,
chiede agli enti di promozione sportiva di promuovere attività che traggono, per trarre beneficio psicofisico delle persone, degli individui, e le ACLI lo sta facendo con molto impegno, promuovendo diverse iniziative. Va dalle camminate abbinate a percorsi culturali, lo fa nell'autodifesa femminile, lo fa in tantissime altre attività. L'altro giorno siamo stati in giro per le scuole perché abbiamo iniziato per il secondo anno un corso di scacchi, che è una cosa bellissima perché aiuta i giovani a comprendere anche le problematiche inerenti alla matematica, che poi insomma il gioco degli scacchi non è soltanto un gioco, ma è molto di più, è anche una tu per la vita, insomma, no? Ecco, quindi una serie di attività molto belle, molto importanti, che le ACLI porta avanti da diversi anni, e noi ne siamo felici e orgogliosi.